Dottor Guglielmo Bavaresco, commissario capo, dirigente della Polizia Stradale di Pordenone, dove ci troviamo in questo mezzo che oggi è parcheggiato a Pieve di Soligo? Oggi ci troviamo sul Pullman Azzurro. E il Pullman Azzurro è un progetto della Polizia Stradale che ha l'obiettivo di formare, di sensibilizzare i giovani sull'educazione stradale e sui pericoli della strada, promuovendo quella cultura della sicurezza che noi tanto ricerchiamo. Qui all'interno del Pullman vi è un simulatore di guida che potete vedere qui alla mia sinistra che riproduce le reali condizioni di un veicolo sulla strada. I bambini che vengono accolti su questo pullman hanno la possibilità di guidare, di trovarsi veramente nelle condizioni di poter provare a guidare e di provare tutte le condizioni a cui un utente della strada e un conducente di un veicolo può trovarsi ad affrontare quotidianamente. Ecco, qual è la risposta dei bambini ma anche quella degli adulti? I bambini sono particolarmente entusiasti perché noi poi facciamo una lezione qui all'interno del Pullman Azzurro, lì vi spieghiamo quali sono le regole da rispettare sin da quando sono più piccoli sino a quando sono più grandi, fino a raggiungere la maggiore età, quindi la possibilità di ottenere la patente di guida. E soprattutto per tutta la durata del Giro d'Italia il Pullman Azzurro della Polizia Stradale stazionerà e staziona nelle piazze di partenza a disposizione di tutti quanti i ragazzi, dei futuri conducenti e delle classi che hanno partecipato al progetto Bici Scuola, che è nato dalla collaborazione tra RCS Sport e Polizia di Stato e che è volto proprio alla formazione dei ragazzi sui temi della sicurezza stradale. Qual è l'insegnamento che date ai bambini e ai ragazzi all'interno di questo pullman? Per le scuole primarie noi focalizziamo l'attenzione su quella che è la segnaletica stradale e i comportamenti da adottare come pedoni e ciclisti e passeggeri di un veicolo. Per quanto riguarda invece le scuole secondarie e le superiori, si focalizza l'attenzione su quelli che sono gli atteggiamenti corretti da tenere alla guida di un veicolo, tra cui l'uso delle cinture di sicurezza, mantenere sempre le distanze di sicurezza e di non utilizzare un telefono alla guida e soprattutto anche all'influenza dell'alcol e alle droghe che queste hanno alla guida di un veicolo. Torniamo al Pullman Azzurro, questo viene impiegato solamente durante il Giro d'Italia oppure anche durante il resto dell'anno? Il Pullman Azzurro, oltre al Giro d'Italia, opera per tutto il resto dell'anno in manifestazioni ed eventi scolastici su tutto il territorio nazionale, proprio aventi il tema della sicurezza stradale.